Benvenuti nell'approfondimento di Roma Servizi per la mobilità. Conduce Katia Questa. Internazionali di tennis 2024 andranno avanti fino al 19 di maggio. Roma Servizi per la mobilità fornisce una guida per tutti coloro che volessero partecipare al prestigioso evento sportivo a muoversi in modo sostenibile. Noi oggi andiamo nei dettagli e lo facciamo con l'ingegner Stefano Brinchi, che ci spiegherà cosa è stato fatto e cosa propone Roma Servizi per la mobilità. Ingegnere, prego. Quest'anno siamo riusciti a sviluppare un progetto per garantire l'accesso al Parco del Foro Italico con i mezzi in sharing, ed abbiamo previsto per i mezzi a due ruote, monopattini, bici e scooter, due parcheggi, uno posto a via Morra di Lavriano all'ingresso sud, l'altro in corrispondenza dell'ingresso delle piscine a Largo De Bosis, dei luoghi dove sarà possibile lasciare e chiudere il noleggio e ritrovare i monopattini, le bici e gli scooter per riprendere il viaggio senza dover individuare nella zona del Parco del Foro Italico altri luoghi dove prendere i mezzi a noleggio. Bene, mi sembra un'ottima iniziativa. Per chi invece utilizza le macchine del car sharing, ingegnere? Sì, anche per le macchine del car sharing abbiamo individuato uno spazio dove poter ricoverare, quindi parcheggiare il veicolo e poterlo poi riaffittare al momento della ripartenza. Il luogo è a via dei Colli della Farnesina, nel nostro parcheggio, e sarà disponibile tutti i giorni a partire dalle 13:30. Abbiamo delle promozioni a riguardo? Sì, perché gli operatori hanno aderito a questa nuova iniziativa con grande interesse e sarà possibile consultarle sul nostro sito romamobilita.it. Grazie.